c'è sempre la prima volta, almeno lo speriamo. No, invece diciamo che affrontiamo una partita veramente difficile, una squadra che, di là che il Teramo non ha mai vinto, ma una squadra che ancora non ha mai perso in casa. Quindi diciamo che dobbiamo essere molto bravi a tirar fuori una prestazione importante. È una squadra molto organizzata, c'è un buon tecnico e giovani molto molto di prospettiva, strutturati fisicamente, e poi c'è un giocatore che gli fa la differenza, che è Grassi. Quindi grande grande attenzione a queste, a questi particolari. Però penso che noi come Teramo abbiamo anche delle buone qualità per poter fare bene. Farà qualche raccomandazione particolare a Diachite Speranza proprio per tenere d'occhio Grassi? No, è l'atteggiamento della... Noi siamo abituati a lavorare sempre di squadra. E, sì, c'è una raccomandazione particolare a tutta la squadra di non concedere spazi all'avversario. E poi, soprattutto Grassi è un giocatore che non è che è un punto di riferimento, diciamo, fisso in una zona di campo. Lui è un giocatore abituato a giocare un pochettino da tutte le parti, lo trovi un po' dappertutto, e quindi è inutile dire di Aguité Speranza. È importante che tutta la squadra sappi quello che si deve fare in campo, lo deve fare nel modo migliore. A 3 giornate dal termine del girone di andata, il Teramo ha 26 punti. Basta una vittoria, secondo lei, per iniziare a pensare a qualcosa in più della semplice salvezza nel girone di ritorno? Beh, guarda, io sono abituato a non fare questi calcoli. Io la cosa su cui do attenzione in questo momento qui è sicuramente alla preparazione della partita e soprattutto a tirar fuori la prestazione importante. I calcoli, oppure la classifica, mi piace guardarla a fine anno, sperando di riuscire a toglierci tante soddisfazioni. Però girare a 30 punti o comunque lì vicino sarebbe già un bel traguardo. Diciamo che siamo abbastanza soddisfatti, perché personalmente, ma anche penso a nome della squadra, ci abbiamo un pochettino qualche rammarico, per esempio soprattutto i problemi fisici che abbiamo avuto, che ci ha tenuto magari fuori squadra diversi giocatori importanti, e questo ci ha condizionato un pochettino in alcune partite. Però dobbiamo essere anche consapevoli del campionato che stiamo facendo e dei risultati ottenuti. Come ha preso l'addio dato a buon aiuto da parte della società? Ma no, questi sono discorsi che in questo momento qua io non ho sentito, non ho ascoltato, perché in questo momento qua, oppure non ho voluto ascoltare, perché in questo momento qua Buonaiuto è un giocatore del Teramo, e quindi deve dare tutto quello che ha per cercare di dare una mano a questa squadra, e speriamo che lo fa nel miglior modo possibile. Via Buonaiuto arriva Di Matteo? No, sono giocatori diversi. Di Matteo è un giocatore che può ricoprire diversi ruoli, o più un jolly, però vediamo. Adesso su questi discorsi non entro, perché sono discorsi che non mi portano frutti per domenica. Io sono concentrato alla partita di Pontedera, e la stessa cosa deve fare la squadra, e quindi questo è un discorso che poi, se avverano, bene, altrimenti pazienza.